Io sono sempre pronto. Oggi dovremmo parlare di alcuni argomenti di grande interesse. Tra l'altro, voglio riproporre quel mio grande concittadino che si chiamava Alfredo Oriani. È un pensatore di inizio Novecento che vale la pena veramente di riscoprire, perché ha scritto un'opera per me fondamentale, la più importante opera storica di questo secolo, che si intitola La lotta politica in Italia, di cui vi faccio vedere, ecco qua. Questo è un testo fondamentale che tutti gli autentici italiani dovrebbero conoscere, perché l'impostazione non è quella dello storico che racconta cazzate e le cazzate che gli suggeriscono in qua e in là, ma è la descrizione dell'autentica storia, cioè che cosa è l'autentica storia? La lotta politica. Ecco perché si chiama, Presente il sì, libro. ecco perché si chiama lotta politica in Italia. La lotta, l'Italia coincide, la storia d'Italia incide con la lotta politica interna che c'è sempre stata. Perché? Perché in Italia c'è Ma un anche dei vari tumore. poteri, dalla massoneria al papato, che contribuiscono alla lotta intestina italiana. In Italia c'è un tumore. Questo tumore si chiama sacrosoglio. Questo tumore basterebbe conoscerlo, la storia, come tutti i contrasti, tutti i problemi nati in Italia sono stati tutti provocati da questa presenza malefica. Quindi questo è il nesso A fondamentale. cominciare dalla lotta all'investitura. Ma fin da quando questa manica di figli di puttana hanno deciso di insediarsi qua, perché se si insediavano da un'altra parte era molto Ma mica meglio. era così vantaggioso come in Italia, mica sono Certo, scemi. perché c'era Roma. Ora, su questo argomento vorrei dire un'altra cosa, ed è questa. Di recente abbiamo parlato sempre relativamente alla storia italiana vista nell'ottica della lotta politica interna ed estera, però ricordiamoci che le invasioni che ci sono state fino all'ultima, Quella americana, ricordiamocelo. ecco, l'ultima è sempre relativa Fa gola a tutti in Italia. alla presenza del tumore. Perché? Perché questi americani che sono sbarcati in Sicilia lo hanno fatto intenzionalmente, perché erano d'accordo con un'altra organizzazione, peraltro non persistente come il danno tumorale che abbiamo citato prima, cioè la mafia. Questo ha determinato una situazione di cui oggi noi, all'interno della quale oggi noi viviamo completamente sommersi, come dimostra l'ultimo fenomeno che si è espresso in questi giorni, la scoperta di un giro di spiate, di Ma spioni. guarda te, che novità. Allora, questo potrebbe essere, diciamolo bene, un aspetto anche positivo, Assolutamente sì. perché finalmente Emerge. qualcuno ci ha messo la mano, perché se devi incominciare a far pulizia, puoi cominciare da questo spionaggio. Ricordiamoci che il Vaticano è caratterizzato da avere un'organizzazione Oltre spioni. 200 spie internazionali, Esattamente, questo più degli americani, esattamente. più del Allora, Mossad. certamente.
Allora, queste cose vanno dette perché sennò la gente continua a credere che il Vaticano è un'organizzazione fondata per l'amore di Cristo. Oh, ricordiamo che i papi non devono essere cristiani, come neppure i cardinali. I cardinali venivano eletti e nominati dal re di turno, dal principe di turno. Certamente. E a quello rispondeva addirittura, neanche più solo al papato. Certamente. Ma è appunto, cioè, conoscere la storia di questo cancro significa conoscere la storia d'Italia. Quindi, se scappa tempo, possiamo tranquillamente parlare di questa cosa. Aggiungendo uno scritto di uno scrittore molto, ma molto acuto, che tratta qui in questo libro cosa significa essere sudditi, cioè esattamente il contrario di quel che quello che questi che ci comandano e ci lavano il cervello fanno credere. Oggi gli italiani sono sudditi di quelle entità di cui noi abbiamo in precedenza citato. L'ultima cosa riguarda questo, opera che costa solo 25 euro e che riguarda un aspetto fondamentale, fondamentale del controllo sociale. Se non solo, un controllo si sta ampliando e va peggiorando di giorno in giorno, perché il progetto di lor signori è di andare oltre alla rapina della moneta, perché vogliono costringere tutti gli esseri umani a rendicontare automaticamente i loro movimenti economici. Questo è quello che le persone devono sapere. No, anche proprio fisico. Sì. Con il sistema di posizionamento l'obbligatorietà infatti il discorso è stato posto prima con la facilitazione. Effettivamente pagare col bancomat è una facilitazione. Però riscontrano tutto, ormai è tutto sotto controllo. E questo è un controllo che porterà a una situazione peggiore, peggiore di quella che c'è stata in Italia, con la scusa, con la scusante della riforma protestante. Perché la riforma protestante è servita al sacro scoglio per sottoporre i cittadini europei a un controllo non solo mentale ma anche psicologico. La religione è sempre una arma psicologica. Che comporta, tra l'altro, nascere col peccato da cui ti devi redimere. Sempre. È una cosa ignobile. Sì, con una presenza agente sulla psiche caratterizzata. Lo stavo dal dicendo fuoco. Proprio ieri sera, una Zoom che abbiamo fatto ieri sera, anzi stanotte, parlavo proprio della operatività tecnica su cui agiscono le banche attraverso il controllo della fede, attraverso il controllo delle religioni, che è la stessa identica cosa. Ho ricordato che tutti i papi, tutti, tranne qualche raro caso come tipo Celestino V, erano tutti non a caso da dinastie di banchieri, loro stessi banchieri o nipoti di banchieri, certo. Fino al 1935. Perché adesso che ne sai? 1935 Pacelli faceva parte di una dinastia di banchieri. Sì, banchiere, certamente. Tanto per parlare dell'ultimo. I santi banchieri. Certo. Ah, perché, scusa, Paolo VI. Però dicono che la loro era una banca lecita, onesta. Come no? Regalava i soldi. Sì, una non banca solo, etica. Attenzione, mi parlano di banca etica. Sì. Io sono andato una volta alla sede di Roma della banca etica e gli ho fatto un casino. Non te l'ho mai raccontato. Sì, me l'hai detto, me l'hai detto. Ma c'è un'altra cosa che va aggiunta. L'erede di Paolo, di Pio XII, è Paolo VI. Paolo VI proviene da una ricca congerie di banchieri bergamaschi. Sì, sì, una banca sono locale. Tutti loro. Una banca locale, ma una banca comunque rilevanza internazionale. Ricchissima, certo. I cui eredi, vedi caso. No, perché in quelle valli lì si fanno le armi. Sì. E le banche di quelle parti lì producono le armi. Esattamente, che rendono moltissimo, come dimostrano le crisi susseguenti che noi dobbiamo subire tutti i giorni. Tra l'altro, proprio in quell'area lì,
si è sviluppata un'altra forma di banca, no? Molto strettamente legata e vicina a quella ecclesiastica, anzi nel pieno è la banca di quel tale che, avendo sgarrato, siete ritrovato appeso sotto il ponte dei Frati Neri, che non è un caso, non è un caso. È un simbolo. Non potendoti più bruciare vivo, questi qui ti appendono, hai capito? All'albero, ecco, al ponte. Appunto, come c'era quella frase di Mazzini, nei tempi antichi, crudeli e feroci, i ladri si appendevano alle croci. Bello. Nei tempi moderni, più leggiadri, si appendono le croci in petto ai ladri. È il contrario. E con il contrario. Aveva capito tutto, Mazzini. Concludiamo, va bene? Dopodiché, cari amici, se scappa tempo, leggeremo qualcosa. Dai, vai avanti. Ce la fai? Come... Reggi? Allora, partiamo da questo fondamentale libro. Massimo Fini l'ho conosciuto, l'ho frequentato qualche volta. Allora... Beh, 20 anni fa era l'unico che parlava seriamente. Sì, esattamente. Poi ci sono accodati tutti gli altri, sì. Ma 20 anni fa c'era solo lui. E che aveva il coraggio noi, di farlo. E noi. Esattamente. La corruzione dei governanti è questione che riguarda solo loro, la loro dignità e moralità. Ma quella dei governanti che in democrazia... Ah, scusate, mi sono sbagliato. La corruzione dei governati è questione che riguarda solo loro, la loro dignità e moralità. Ma quella dei governanti, che in democrazia avviene principalmente accettando o pretendendo soldi da altre oligarchie, quelle economiche, che in una società centrata sul mercato e il denaro hanno finito per prendere il sopravvento sulle stesse oligarchie politiche, ha riflessi rilevanti sulla credibilità dell'intero sistema e ne inficia le basi. Spiega Luciano Canfora, noto storico italiano. Il trito tema della corruzione politica è quasi emblematico. Non perché faccia davvero scandalo che il potere economico paghi i partiti, ma perché non si deve sapere quell'arcanum della democrazia parlamentare, se rivelato, può cancellare l'illusione che la democrazia parlamentare sia effettivamente una forma di democrazia. Non è stato nemmeno in Atene, quindi in Atene poi. Beh, in Atene, che è bello, no? È una società veramente diciamo fondamentale per la cultura presente, perché da lì nasce tutto. Ma che cos'era la società ateniese? Era una società degli ottimati. Esattamente. Era una cosa seria. La democrazia ateniese era una cosa seria. Perché comandavano solo quelli che c'erano il cervello e la morale per riuscirlo a fare. Che erano corrottissimi anche loro. Certo. E uno che si è... Però erano capaci a gestire la corruzione dando comunque un contentino di benessere alla popolazione. E uno che si era permesso di criticare ha fatto la fine di Socrate. Sì, sì. Vabbè, allora. Allora, il potere economico paghi i partiti. Ma perché non si deve sapere quell'arcanum della democrazia parlamentare, si è rivelato, può cancellare l'illusione, così ovviamente come viene cancellata sistematicamente, l'illusione che il sacro soglio venga protetto, è la promanazione della divinità che comanda sull'universo. Stessa cosa, ma forse più corrotto del Parlamento italiano. Il disagio del ceto politico nasce dunque quando affiora quella struttura profonda, il che può avere contraccolpi sul consenso, consenso che, come sappiamo, è un pilastro del sistema. Intanto l'elettore medio accetta di continuare a servirsi del voto
per conferire una delega a dei rappresentanti in quanto ritiene che siano salve le regole di base della rappresentanza. Quella è una falsità, che follia. Una falsità totale. Questo discorso introduce alla seconda premessa tradita della democrazia, la reale libertà del voto e del consenso. Il voto non è libero e il consenso è truccato. Allora, queste cose i nostri amici devono sapere. Chi appartiene alle oligarchie democratiche non ha qualità specifiche. La classe politica democratica è formata da persone che hanno come elemento di distinzione unicamente e tautologicamente quello di fare politica. Abbiamo noi di fronte agli occhi che ci presentano tutti i giorni illustri teste di cazzo che vanno a cianciare. Il bello che... Io lo dico sempre, te lo ricordo e tu lo sai benissimo, l'esempio del nostro amico Francesco Silvestri. Sì. Lui è l'esemplare umano, esattamente, dell'animale, tipicamente italiano, tipicamente italiano, dell'essenza della politica e del politico italiano e delle capacità politiche degli italiani. Come dire, intrigante, faccendiere. Incapace, ignorante, certamente. Lecchino, a servizio di qualsiasi tipo di padrone. Sono i professionisti della politica che vivono di politica e sulla politica, secondo la lucida e spietata analisi di Max Weber, che la sapeva lunga. Ma sapendola lunga, Max Weber, significa che nel mondo le democrazie sono caratterizzate proprio da questa tipologia umana. In Italia abbiamo qualcosa di più, perché in Italia insiste il potere democristiano gestito gesuiticamente dalla Chiesa, che si avvale di personaggi che sono ancora più lecchini. No, quello che ha distrutto il sistema sanitario italiano e tutta l'economia italiana a seguire negli anni fra il 19 e il 22, cioè quel signor avvocaticchio di Villa Nazareth, come si chiama? Che si chiama Conte? Sì, un bravo uomo. Un bravo uomo. Ha il coraggio di andare in televisione e nelle varie pubbliche piazze a raccontare le delinquenze di questi attuali. Sì, sì. Cioè lui se ne esenta. No, ma il bello. Sì, cattolicamente, cristianamente, lui si esenta dalle sue colpe e le fa ricadere su tutti gli altri. Esattamente da gran cristiano, infatti lui è arrivato dal paesello, si è accasato in una entità tipicamente clericale, qual è Villa Nazareth, per cui noi stessi abbiamo proposto a questo signore di autochiamarsi Gesù, perché è la cosa migliore che si possa dire a quell'uomo. Due cose: lui è stato nominato capo del governo nel momento in cui l'operazione gestita da loro signori dell'invenzione di quel terribile tentativo di manipolazione arma biologica. Quel terribile tentativo di manipolazione dei cervelli e delle coscienze. Tra l'altro è morta una ragazza... Arma biologica e psicologica. Sì, soprattutto, perché nelle false pandemie, più che in quelle vere, poi tra l'altro, diciamocelo esattamente, io sono uno storico della medicina, quali sono state le vere pandemie? Quella di Palermo, 1348-50... È quella quella di Manzoni, sì, ma vera in che senso? Quella di Manzoni è finita, ricordiamocelo, con la colonna infame, tant'è vero che Manzoni ha scritto quella storia, che è una storia banale, perché la storia, l'abbiamo detto tante volte, la storia di Renzo storia e alla, Lucia alla portabilità comprensibile di tutti. Esattamente. Quello voleva essere, sì, e c'è riuscito. È una storia da fotoromanzo. Sì.
quello che interessa, ma ci sono molti film che hanno una storia fittizia per descrivere un ambiente, no? Molti dei nostri film italiani attraverso storia fittizia raccontano una situazione ambientale. Vai, vai, parla. E allora ricordiamoci che Manzoni è un grande italiano per due ragioni. La prima, perché ha scritto I Promessi Sposi in una perfetta lingua italiana. La seconda, perché ha scritto una tragedia che si chiama Belchi. Ma questo è importante. Esatto. Quella è l'opera veramente virtuosa e artistica, di valore artistico eccezionale. E storico. Perché con la scusa di parlare di Adelchi ha parlato degli accordi tra i più feroci tra il papato e Carlo Magno, che hanno creato una situazione che ancora oggi persiste. No, che hanno da Atei, gli Franchi, d'accordo col Papa, sì, hanno attaccato i Longobardi, tutti ormai cristiani, cristianizzati da 200 anni. Attenzione però, stiamo attenti, c'è un altro aspetto molto importante che vi invito, cari amici, a studiare, il perché questi teutonici, a cominciare, io ho più volte asserito che mi sento, essendo ravennate, goto. Mi sento goto, con ogni probabilità sono goto, perché le mie famiglie, sia i genitori di mia madre che i genitori di mio padre, sono ravennati fin dal Medioevo, quindi insomma mi sento... Sei dell'Esapoli, Esapoli, come si dice? No. Come si chiama? Te lo dico. Non è... Sei delle sei città. Esarcato. Esarcato, esatto, non veniva. Esarcato significa il potere esterno dell'impero d'Oriente. Sì. Esarcato. Ex. Fuori, certo. E arche, comando, sì, in greco. Mi sento erede di Teodorico. E invito gli amici a dare a vedere la storia della guerra gotica, che esattamente coincide alla guerra che ci hanno fatto gli anglo-americani negli anni 40, che sono risaliti dal sud ammazzando, distruggendo, bombardando, facendo dei crimini terribili. Foggia, 30.000 morti bombardati. Esattamente. Velletri. Sì. 9.000 morti bombardati. Non solo Velletri, Tivoli. Ah, Tivoli. Tivoli, certo. Perché credevano che il comando tedesco fosse lì, invece era... No, a Santoreste sono stati solo 140. Solo 140. Sì. In un paesino che ce n'aveva, secondo me, 1.000. Sì. No, nemmeno c'aveva che 1.000. Abbarbicato cos'è lì, in quella montagna, sul Monte Velino, se non vado errato. No, sul monte... Santoreste. Santoreste è il paese, sopra il monte... Non mi viene adesso, va bene. Lì c'è la... Ah, io ci sono andato, te l'ho raccontato. Ci sono andato più di una volta anche. Sì. Sopra c'è un... No, dentro ai bunker, ci sei andato te. Come? No, dentro no, ma c'è andato qualche mio familiare. Ci sono andato quest'estate, te l'ho raccontato. Un mio familiare a verificare i livelli di igiene che ci sono dentro. Perché lì adesso ci sono dei laboratori importantissimi. Lo so, c'è la base NATO. No, ma ci sono dei laboratori importantissimi. Sì, ma c'è la base NATO dentro. Certamente, è chiaro. Che sono scemi? Santoreste, che si trova sul Monte Soratte. Soratte, 4 chilometri di galleria. Esattamente. Circa 4 ettari, esatto, di territorio di disposizione. Come se niente fosse. Sotto, no? 300 metri di basalto. Come se niente fosse. Allora, ci hanno provato, non hanno, gli americani non gli hanno scalfito una bricola. Ti credo. come se tutti fossero dei coglioni, no? Allora, che volevo completare questo discorso, che è molto importante. Da notare che i due ultimi re dei Goti, Teia e Totila. Teia è morto soffocato dal vomito, lo sapevi? Vabbè. Ubriaco come? No, non era Teia è stato ucciso.
Tu stai parlando di qualcosa? No, no, lui, era lui. È lui. No, no. Ci sono due teorie. Cioè quella che è stata uccisa e quella che è morta. No, no, è morto in combattimento. Boh, ed è morto in combattimento in quell'area fondamentale per la storia italiana, che è l'area della provincia di Ancona, vicino a Sinigallia, in quell'area lì, dove si sono svolte tutte le battaglie più importanti della guerra gotica. Guerra... E stava più o meno su quello che noi chiamiamo la linea gotica, sì. Tant'è vero che nell'ultima guerra era la linea gotica, dove si è combattuto maggiormente. Però lì, ricordiamocelo, c'è anche un altro epicentro, perché lì si sono combattute le battaglie contro il papato, lo Stato della Chiesa. Sempre lì Castelfidardo, tutte quelle battaglie lì. Quindi ricordiamocelo, no, che lì è un'area... Castelfidardo è la battaglia di Cialdini. Beh. Quella del 1861, ricordiamolo. Ricordiamolo. No, 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 cioè, tu salti da un'epoca non storica 71, a un'altra. Non 71, prima della conquista di Roma. La Roma è il 70. Ah, 70, sì, era nel 70. Appunto, sì. 67. Sì. 67 e 68. Sì, sì. Quindi anche questo va ricordato. Lì c'è anche un'altra cosa importante, che è dove è apparsa la Madonna, no? Ah, oh, notizia di ieri. Il vescovo di Civitavecchia, sì, che è responsabile per la diocesi anche di Trevignano, ha detto che tutto fasullo, ha preso la posizione, ha detto no, no, è una troia, e ha lasciato da perdere quella, racconta un sacco di cazzate. Ma lì dietro, come in tutte le storie di apparizione della Madonna, dietro c'è una questione di soldi. Certo. Perché quel vescovo lì ha anche scritto un libro relativo alla Madonna che piange, cioè la Madonna di Civitavecchia. Io ci sono stato lì. La Madonna di Civitavecchia. E io ce l'ho quel libro, intitolato "Ha pianto tra le mie mani". Beh, io dico, nelle tue mani dovrebbe esserci qualcos'altro. Comunque, e i miei amici mi capiscono perfettamente a che cosa alludo. E allora, siccome c'è stata una lotta di interessi economico locali tra la Madonna di Civitavecchia e la Madonna di Trevignano, perché lì si tratta semplicemente di far diventare certi terreni edificabili. Beh, il resto non c'entra un cazzo. È tipico dell'intervento ecclesiastico, la speculazione. Allora, siccome lo scontro è avvenuto tra due Madonne, hai capito? Il vescovo che sostiene la prima Madonna giustamente ha detto che la seconda Madonna è una grande cazzata. Ma ritorniamo a noi, e con questo concludo. Non a caso, attenzione, non a caso, abbiamo ancora tempo, non concludere. Sì, vabbè, non a caso i Goti erano ariani. Ma non ariani. Ariani quelli di Ario. Di quelli di Ario. Perseguitati poi. E non è un caso, e non è un caso. Ricordatevi che l'arianesimo è una forma di cristianesimo. Era una fazione dei cristiani generalmente ricca. Sì, ma adesso lasciamo questo argomento, perché era concentrata nel sud della Francia, sì, nella Provenza, a Montpellier, Avignone, eccetera, che erano paesi ricchi della Francia medievale. Lo sappiamo, i più ricchi. Certo. Tant'è vero che la Chiesa ci ha fatto anche delle crociate. Certo. Le crociate lì contro gli albigesi. Sì, vedi caso, lì le ha fatte, no? Contro gli albigesi, Tolosa, non a caso. Tolosa. Certo. Che vedi caso erano lì questi poveracci massacrati a mano, uno per uno. E quelli che rimanevano li hanno bruciati tutti assieme vivi, a maggior gloria di Dio, ben inteso. È certo. Allora, con questo chiudo, l'arianesimo, per cui Santa Madre Chiesa ha combattuto i Goti anche perché i Goti erano ariani. E con questo io vorrei concludere, perché abbiamo dato una serie di stimoli che non finiscono mai. Adesso do la parola a te. No, io non posso, perché devo reggere. Lo reggo io. Allora, reggi te. Lo reggo io.
che vabbè, non, è, ho non, ancora è, 24... non è il moccolo, non è il moccolo. C'ho ancora 24 minuti. Non è il moccolo. Quello. No. Ecco. Anche perché non c'è la terza sì, parte. Quella è la cinecamera. Vabbè, chiudiamo lì e adesso io mi metto seduto e così... Faccio la presentazione del libro, sì, una breve presentazione del libro. Chiudiamola lì, perché avevo preso questo testo fondamentale, perché volevo leggere una cosa importantissima scritta da Alfredo Oriani sul ruolo, sul pensiero, sull'originalità del pensiero di Giambattista Vico. Ma mi fermo qui perché... L'abbiamo accennato varie volte, non l'abbiamo mai affrontato, bisogna affrontarlo. È riassunto tutto qua. Ma anche San Bonaventura sarebbe andare a sfrugugliare. Il signor Bonaventura? No, San Bonaventura. Comunque, quello che era nato al paese che muore, come si chiama il paese che muore? San Bonaventura da... Da? Il paesino che sta... Il paese che muore. Quello che fanno tutti i giorni in televisione, la pubblicità al migliore della team, se mi ricordo bene. Non me lo ricordo. Vabbè, non ci viene in mente... San Bonaventura da Bagnoregio. Bagnoregio, il paese che muore. Esatto. San Bonaventura era nato a Bagnoregio era andato a insegnare alla Sorbona, non era uno stronzo qualunque, esatto. Era uno che alla fine è tornato al paesello per morire in Santa Pace. Ma di Bagnoregio ci fu anche un altro grande medico che fu quello che scoprì la circolazione del sangue. Sì, esatto. Contro l'ipotesi precedente che si pensava che il sangue non fosse un liquido che scorreva sull'organismo, all'interno dell'organismo. E questo grande teorico. È stato completamente ignorato dalla storiografia a favore di un altro, vedi caso, inglese. Ma su questo argomento non dobbiamo soffermarci. Dopodiché salutiamo gli amici. Arrivederci, a presto.